Quanto gli devi a quello? 80. 80? 80.000. 80.000? Quando lo dici con quella faccia, lo fai sembrare chissà che cosa. Come fai a ficcarti in queste situazioni, David? 80.000 dollari? Ma che combini? Come fai ad avere un debito del genere? Ho chiesto un prestito da investire nella New Tech. Quella è una porcata per disperati. Guarda che non è come pensi, sei prevenuto. Ah sì, il tizio l'hanno arrestato. Quello era per un'altra storia. È stato arrestato. David. Lo sai, David. Ti voglio bene come un figlio. Io sono tuo figlio. E perciò ti voglio bene come a un figlio. Ma se stasera non ti presenti con le casacche nuove per la squadra... Ce le ho le casacche. Guarda che non c'è da scherzare, facciamo le foto. Ti ho detto che le ho. Non ce l'ha le casacche. Le è stato negato. Il problema è che se non ho gli 80.000 dollari, verranno da me a spezzarmi le tibie. Questo può metterlo nella domanda che verranno da me a spezzarmi le tibie? Lei non ha le necessarie garanzie. Ecco perché non le concediamo il prestito. In pratica, quindi, non siete altro che un banco dei pegni. No, non siamo un banco dei pegni come... Un banco dei pegni, solo che qui cambia il deodorante. E per tutte queste ragioni, devo respingere la sua domanda. Mi dispiace molto. Ok. Mi rendo conto. Questa è una rapina. Come, scusi? Ho detto ok, mi rendo conto. È una rapina, stronzo. Scusi, lei ha detto qualcosa? No. Un attimo fa, ha detto qualcosa? No,